caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina, Zanutta, una casa da vivere e Uno Magazine. Buonasera, eccoci ad una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Io sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca. Questa è una puntata dedicata alle donne, ma alle donne non così angeli del focolare, ma alle amazzoni moderne che salgono a bordo di una moto e decidono di diventare delle bikers. E lo facciamo con Laura Cola, che è architetto motociclista, perché così tu ti definisci. Esattamente, buonasera. Soprattutto fondatore di donninsella.com. Buonasera Laura. Sei nata sul segno della bilancia. Sì. Infatti il segno della bilancia è un segno che non vorrebbe mai invecchiare, vorrebbe rimanere sempre giovane. Ma credo che questa sia una costante un po' di tutti quanti i segni. E soprattutto delle donne. Soprattutto delle donne. Dicevamo, una laurea in architettura a Venezia, nel 2000 cifra tonda. Esatto, sì, io mi sono... Cosa hai pensato quando sei laureata nel 2000? Cioè, il mondo ti si spalancava? Cavoli, che domanda. In realtà sì, perché sono una persona che è sempre andata per step, quindi penso questo sia accaduto un po' a tutti quelli che hanno fatto l'università o comunque che hanno avuto un obiettivo per degli anni da inseguire. Per me gli anni dell'università sono stati innanzitutto strepitosi, perché eravamo un gruppo molto bello di persone che avevano sia voglia di studiare molto, ma anche altrettanta voglia di divertirsi. Quindi magari potevamo stare fino a mezzanotte in biblioteca e poi andare a divertirci. Quindi c'era questo obiettivo, questa rincorsa eccetera eccetera fino alla laurea, quindi anche 12 esami all'anno, cose proprio, ero brava devo dire. E poi cosa è successo? Come mai? Poi cioè, sono impazzita. Già andavi in moto oppure è una no, passione che è nata dopo? Ma io l'unica passione che ho sempre avuto è quella di... Cioè mi sono sempre sentita un po' diversa, un po' zingara, un po' gitana, e vedevo che nelle persone normali del mio paese nessuno era come me. Quindi ho sempre avuto un po' quest'indole di voler fare, e non avevo fatto nulla fondamentalmente. Avevo cominciato negli anni dell'università a fare qualche viaggio, qualche esperienza, ma tutto, se vogliamo, nella normalità, ecco. E no, tutto è nato dopo, perché mi ricordo questa stagione della mia vita in cui lavoravo nello studio di architettura di Venezia più prestigioso che ci fosse. Ero laureata in maniera anche brillante, comunque in pochissimo tempo, ero fidanzata bene, era tutto bellissimo, avevo con le amiche, ho mollato tutto. Mollato tutto. Come mai? Mollato tutto perché mi annoiavo. Ah, una terribile noia che assale le persone. E quindi cosa? Avevo voglia di fare qualcosa di diverso. Mi ero pentita quindi di non aver... Quindi mollato fidanzato, sì, studio di architettura, amici e compaesani, e sei partita. Tra sì, l'altro tu hai partecipato ad un'edizione da protagonista di Donna Avventura. Sì, ne ho fatte ben quattro lì, e lì proprio il mio cervello è andato. In realtà... Spieghiamolo a chi ad esempio non avesse visto le puntate di Donna Avventura. Sì. Cos'era questo format? Questo format che ad oggi va ancora in onda, ma non è come prima, perché adesso sono molto... Ma si dice sempre così. No, fidati, vai a vedere, adesso fanno le crociere, cioè le invidio da morire, fanno esperienze molto... Adesso fanno le crociere, allora facevano le crociate. Allora gli davamo giù veramente di sporche, sempre i pneumatici da cambiare, era veramente faticoso. E, è successo veramente una cosa, cioè lavoravo, faccio una piccolissima premessa, sì, lavoravo in questo studio di architettura, era tutto bello, era tutto fantastico, ma appunto cioè, però mi manca, non avevo fatto l'Erasmus, che è l'università all'estero, insomma l'esperienza all'estero, volevo fare qualcosa. E io mesi prima avevo questo articolo che avevo tirato su, cioè avevo visto su Io Donna, l'allegato del Corriere della Sera, dove diceva così: vuoi partecipare a un'avventura per sole donne come reporter per una rivista? Viaggio, esperienza, strappo questa paginetta, chiudo, metto via, e qualche mese dopo mi ricordo, chiamo mia mamma e dico: mamma, mi tiri fuori quel foglietto lì, che non ho capito bene cosa fosse. Mi sono iscritta online e ho capito anch'io dopo cosa fosse, ovvero un format TV di... dove selezionano questi team di donne, e ogni esperienza ha la mission di viaggiare fondamentalmente, scoprire le bellezze del posto in maniera avventurosa, una volta, adesso non più, e nel frattempo appunto vivere molto in maniera rudemente alternando anche un po' di eleganza eccetera, che appunto poi ha preso il sopravvento. Ma quando lo feci io da veramente gli anni storici del 2003, 2002, 2004, quegli anni lì,
cioè facevamo 10 ore al giorno di guida, ci si lavava una volta ogni 10 giorni. Ma mi ha colpito il fatto che tu dici, quanto vi lavavate? Quando facciamo gli accampamenti, insomma, era un po' così, un po' uno sciacquarsi. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Allora, e tu eri affascinata da questa idea di questo viaggio con sole donne. Sì. Hai poi fondato un'associazione che si chiama Donne in Sella, e quindi avete allieve solo donne, eccetera. Sì. Ma dico, è una misoginia al contrario, praticamente. Ma io credo fondamentalmente, forse anzi, di essere maschilista, perché vuol dire che aiuto, cioè penso sempre a far cose per aiutare le donne in maniera pratica, mettiamola così. Cioè, io sono una persona pratica nella vita. Ecco, quindi cosa fate voi con questa associazione Donne in Sella? Insegnate alle donne ad andare in moto. Esattamente. Noi pensa che in realtà tutto nasce da Donna Avventura, anche Donne in Sella, qui lo ammetto, perché per andare in Marocco con Donna Avventura nel 2002 obbligarono, tra virgolette, tre di noi a prendere la patente della moto, perché dovevamo andare con degli Scarabeo 200. E mi ricordo che pensavo, cavoli, che figata se esistesse davvero un mondo così fatto pratico, rapido, dove tu... E lì sei stata folgorata sulla via per Damasco e hai detto, perché non fare un'associazione esatto. Che... Poi per un po' di anni l'ho messo l'idea nel cassetto e anni dopo, nel 2007, la ritirai fuori e così è nata veramente Donne in Sella, con l'obiettivo di creare nuove motocicliste. Quindi questo è il nostro... Ma pensate che in una decina d'anni Laura, la qui presente Laura Cola, insomma, ha permesso a ben 3.500 donne, giusto? Anche di più. Allora, anche quando facciamo le fiere di settore, che sono quelle grosse, ricordiamo Verona, il Motorbike Expo, oppure ICMA a Milano o i Moto Days di Roma, andiamo solitamente con tutto il nostro team e con le moto, con gli istruttori per fare le prove, mini prove su piazzale. Mi ricordo i primi anni che dovevamo inseguirle per portarle dentro il piazzale, adesso si mettono lì buone e aspettano il loro turno perché hanno proprio voglia di imparare. Quindi negli anni sono state veramente tante quelle che hanno partecipato. Ma ad esempio, credo che una delle riserve, no? Nel senso degli ostacoli alla voglia di provare a cavalcare una moto, sia il fatto magari che non si ritengono all'altezza, che hanno paura di fare delle brutte figure. Voi come le convincete? Noi siamo nati proprio per questo motivo qua, perché i problemi sono proprio questi: paura di cadere, paura di rapportarsi, relazionarsi, confrontarsi con il pilota maschio che 9 su 10 è vero, un po' più pratico, a meno l'ansia di questi, anche fisica, effettivamente una donna su una moto un po' più grande, soprattutto quando inizia. Quanto pesa una moto? Cioè una moto che pesa poco, pesa sui 180 kg alla fine. Poi parliamo di stradale naked, diciamo le moto un po' più comuni, se vai sull'off-road pesano un po' meno, se vai su delle custom pesano anche 300 kg, un Harley pesa così. Pesano come un paio di fidanzate. Anche tre, quasi. Quindi noi per esempio da quest'anno siamo con Yamaha come sponsor, come partner tecnico, e abbiamo delle moto che sono anche adeguate a fare in modo che una donna cominci da zero. Quindi partiamo con dello 125 di cilindrata, molto piccole e leggere, proprio per affrontare un problema alla volta. Cioè, quindi prima pensi solo alle marce, dopo pensi al problema del peso della moto, poi passiamo alla moto più potente, che è la MT-07, che comunque è un entry level rispetto ad altre moto ed è gestibilissima. I con corsi, i suoi... dove li fate? Nel circuito di? Da quest'anno siamo a Franciacorta, quindi... Quindi dopo il corso brindate. Dopo. Siamo a Franciacorta e siamo molto contenti di essere lì, perché da sempre l'utenza è stata molto quella della, se vogliamo,
è brutto da dire, ma dico, le racchettiamo sulla A4, nel senso Genova, Torino, Milano, Verona, questa è la fascia. Poi arrivano un po' da tutta Italia, perché sono arrivate in volo dalla Sardegna, da Napoli, Claudio, da Roma, da Campobasso. E l'età media qual è? L'età media è la donna, cioè abbiamo adesso per esempio il prossimo corso, abbiamo anche una ragazzina di 15 anni, no, 16, che deve fare la 1 proprio, però la media è la quarantenne, cioè 35-40 anni. Poi abbiamo sempre appunto anche perché poi deve comprarsi la moto, insomma, esatto. Quindi conseguente deve avere un potere economico di un certo tipo. Sì, di solito insomma è un po' più la donna grande. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Tornando alla tua domanda su come facciamo noi a togliergli un po' questa paura, prima appunto mettendole tutte tra donne, quindi non sono lì a guardarsi, a fare la figuraccia, come dire siamo tutti insieme e quello che succede, succede. Gli istruttori sono maschi e da quest'anno sono, tra l'altro noi collaboriamo con la Riding School di Luca Pedersoli, che è una scuola veramente riconosciuta a livello europeo come la più grossa, che conta piloti e campioni mondiali, quindi insomma veramente strutturata bene, e che hanno l'approccio giusto, quindi sanno anche come insegnare con la tecnica giusta a una persona che inizia da zero, dando le moto del livello giusto anche appunto per approcciarsi, certo, in maniera, e vestendola da testa a piedi. Senti un po', ma invece i bikers, no? Voi vi ritenete delle bikers, certo, giusto? Ma io nella mia immaginaria, insomma, penso al biker, cioè penso a questo motociclista un po' rude, un po' che di solito le donne è abituato ad averle sul sellino, avvinghiate, esatto, e soprattutto zitte. Esatto. Ecco, che rapporto avete con i bikers maschi? Ma è un po' come nella vita normale, cioè da un lato ci stimolano, dicono ah che figo, eccetera, e dall'altra magari un pochino di fastidio, secondo me, cioè come, è veramente come nella vita normale, che la donna magari è un po' più indipendente, intraprendente, a volte piace, a volte no. Come tante ragazze arrivano al corso perché il fidanzato che le manda, che dice che bello, adesso andiamo insieme in moto. Viceversa, altri dicono per carità, no, non voglio che lei vada in moto, vada in perché moto, figura ti farà danni e basta. Quindi è un po'... dipende anche da come ti poni tu. Noi siamo sempre state molto della serie vivi, lascia vivere, ognuno poi ha il suo stile, come anche nell'andare a due all'ora con la moto leggera oppure prendere la moto per andare in pista e diventare la super racer della situazione. Senti, l'ultima domanda era relativa al cosa fai per rilassarti, perché credo che Laura Colla non si rilassi mai, anche perché tra i suoi hobby ha il canyoning. Cos'è questo canyoning? E poi ci salutiamo, Laura. Il canyoning è stupendo, è uno sport che si pratica nei fiumi e fondamentalmente hai una via di mezzo tra, hai la muta ma hai anche l'imbragatura da scalatore, quindi fai le passeggiate nel fiume, scendi i letti dei fiumi fisicamente o tuffandoti o calandoti o rotolando. Ma sì, una cosa così molto molto leggera e molto in linea con il personaggio. Però sto anche a casa in divano e cucino. Ah, ogni tanto cucini. E il tuo piatto forte qual è? Knorr, aperto. Ah, ok, perfetto. Knorr. E con questa, ragazzi, purtroppo sono le donne del giorno d'oggi, le bike. È rilassante andare in moto. Molto, molto rilassante. Adesso, infatti, andremo via di corsa. Grazie a Laura Colla, architetto motociclista e fondatore di donneinsella.com. E grazie a voi per averci seguito ancora una volta. Grazie a te, Claudio.
caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina, Zanutta, una casa da vivere e Uno Magazine.